Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutte ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro la recensione di un prodotto che sto testando da un po' di giorni, la bilancia Health Keep, eccola qua. L'unica che ho trovato in questo periodo su Amazon avente anche il manubrio. Il manubrio ci permette di avere una misurazione più precisa. In questo video tu vedrai come utilizzarla, quindi come impostare le mani, come impostare il corpo durante la misurazione. Vedrai anche l'app come funziona, molto semplice, e quindi ecco per capire se il prodotto è valido o meno. Ho fatto anche il test delle misurazioni in modalità atleta e normale. La piccola differenza sta nel fatto che l'algoritmo e anche, diciamo così, l'impulso che passa all'interno delle nostre cellule è leggermente più intenso e quindi una misurazione più accurata per quello che riguarda modalità atleta, però è, diciamo così, è consentita, è utilizzabile se si è realmente allenati, anche perché altrimenti andremo a sfalsare le misurazioni. Allenati, diciamo, si intende almeno fare attività costante per 45-50 minuti al giorno. Se non fai questo tipo di, diciamo, se non rientri in questo tipo di parametri, è meglio che sfrutti la modalità normale. La bilancia è molto precisa, il peso è ben calcolato, i valori riscontrati sono, secondo me, abbastanza attendibili. Dico abbastanza perché ovviamente esistono bilance molto più precise, esistono le BIE professionali che assolutamente permettono di riconoscere dei livelli e delle misurazioni molto più affidabili, ma questo è ovvio, anche perché qui parliamo di una bilancia che costa poco più di 50 euro, mentre una BIA professionale che è più precisa proprio perché costa almeno 700, 800, 1000 euro e di conseguenza, diciamo, è un po' un confronto impari e sarebbe anche ingiusto nei confronti di una low cost mettersi al cospetto di una bilancia professionale. Comunque, quella che è stata la mia impressione molto positiva di questa Health Keep, e allora l'Health Keep la trovi il link su, diciamo, giù in descrizione, l'acquisto io l'ho fatto su Amazon, perciò assolutamente semplicissimo e velocissimo. Andiamo a vedere insieme come funziona l'app, andiamo a vedere come l'ho usata io per misurarmi e poi alla fine per i saluti. Quindi di corsa andiamoci a scoprire l'applicazione. L'applicazione è la Fit Days, basterà entrare e poi io personalmente ho fatto il collegamento diretto da Facebook, quindi clicchi su Facebook, si continua sulla pagina e poi ti propone di entrare tranquillamente all'applicazione. Inserisci i dati, quindi nome, data di nascita, almeno hai il parametro dell'età, altezza e ovviamente il peso lo andremo a misurare fra poco. Cosa che io ho fatto, e se sei un atleta, come ti dicevo poco fa, ti consiglio di fare, è mettere modalità atleta, ma poi vedremo anche le differenze che sono veramente minime su questa bilancia. Entriamo nell'app. Primo acchito, non ho avuto una bellissima impressione perché l'app non ha funzionato subito bene. Ho dovuto quindi disconnettere la bilancia e riconnetterla da capo, utilizzando appunto il Bluetooth. Vedi, molto semplice, eliminazione, poi più. Ricerca tramite Bluetooth, clicco su Bluetooth e mi compare appunto la bilancia. Ora vedrai cosa accadrà. Eccola qua, pronta la bilancia, ricerca dispositivi, ora c'è più connessione da parte della bilancia, quindi posso connetterla tranquillamente ed iniziare la mia misurazione. Per la misurazione è molto semplice, tolgo ecco, questa parte del dispositivo e poi vado sulla bilancia. Utilizzo bene gli elettrodi delle mani, quindi con pollice e mano, sopra i piedi e automaticamente si connetterà all'applicazione. Molto semplice, ora ti mostrerò come utilizzare la beccia. Io qui sono vestito metà sportivo, o meglio tutto sportivo con tuta jeans e maglia Under Armour. Vediamo adesso come mettere le mani. Postura ben, diciamo, ben corretta, dritta, mani messe bene. Vediamo che succede sull'app. L'app inizia a misurare e avendo appunto anche il manipolo, avendo anche il manubrio, abbiamo questa scarica elettrica che ci passa all'interno del corpo. Essendo una bilancia, come ti dicevo poco fa, una bilancia comunque economica, non aspettarti le misurazioni del livello di una tanita piuttosto che di una BIA professionale. Però comunque diciamo, per essere una entry level sicuramente è molto interessante e si può utilizzare. Cosa importante è andare a vedere subito i valori rilevati. Ci sono delle, diciamo, delle traduzioni un po' improbabili, diciamo che l'app poteva essere fatta sicuramente meglio, cioè perché per esempio grasso corporeo, perdita di grasso, letta così non vuol dire nulla. Abbiamo qua anche, diciamo, il corpo umano dove ci indica destra, sinistra, il grasso e la massa muscolare. Ovviamente questi sono dati molto relativi, non sono dati medici, quindi ecco, atteniamoci per quello che è lo strumento.
Siamo dai valori normali a valori atleta, come vedi la differenza è minima, perciò ecco, questa bilancia non si distingue per precisione da questo punto di vista, non c'è un algoritmo troppo diverso, quello che invece ecco, capita in altre bilance. Torniamo di nuovo nell'app, vediamo un po' cosa che ci permette di fare da utenti, possiamo sceglierci per esempio un obiettivo, quindi fissare un target 74 nel mio caso. E sceglierci il colore, possiamo cambiare il colore dell'app, quindi cose molto stupide, molto semplici, che però comunque l'app ci permette di fare e lo fa anche in maniera abbastanza intuitiva. Come vedi, ci sono anche altre cose a cui si può connettere l'app. Io l'ho connessa all'app salute di iPhone, però ecco, poi si può anche evitare. In questo modo qua si può mettere o inserire o togliere in modalità atleta. Questa è una scelta prettamente personale che si può fare sia all'inizio che comunque durante le misurazioni. Ecco il cambio di colore. Torniamo a vedere quelli che sono i valori misurati, perciò abbiamo il peso, abbiamo l'indice di massa corporea, abbiamo il grasso corporeo, diciamo valori ben distribuiti, ben valutati. Sicuramente un prodottino che per una persona ecco, che sta approcciando a questo tipo di universo delle bilance, sicuramente è interessante. E comunque ecco, rimani connesso col canale perché sto per fare anche la recensione, o meglio il confronto fra questa ed altre bilance in termini di misurazioni, quindi ecco, sarà un piacere per me mostrarti altri apparecchi e comunque ecco, farti capire che ci sono cose e prodotti anche migliori. Insomma, non resta che iscriverti al canale, grazie mille per aver visto anche questo video, ci vediamo alla prossima recensione con Fabrizio Ferri su WKT Fitness TV. Se vuoi, scopri le altre recensioni anche sul sito e lascia la tua mail per ricevere la newsletter.